attende nei prossimi giorni un parere positivo, auspicabilmente, da parte della Commissione europea sull'avvio dei negoziati che l'Albania vuole appunto aprire per l'ingresso nell'Unione Europea, a seguito delle riforme che nel corso dell'estate scorsa sono finalmente state avviate nel settore della giustizia. E l'Albania ha dei problemi molto gravi rispettivamente al funzionamento concreto e reale dell'amministrazione della giustizia, il che produce veramente gravi disagi per la cittadinanza. Naturalmente ci si aspetta moltissimo da questo avvio di negoziati, che comunque non avverrà a breve e che comunque inizierà un percorso altrettanto lungo in futuro. L'Albania deve introdurre normative europee, centinaia di migliaia di norme divisi per capitoli negoziali che l'Unione Europea ha sviluppato e che l'Albania deve adeguarsi per poter diventare paese membro dell'Unione Europea. Sarà un percorso lungo ma molto importante. La cosa fondamentale deve essere che questo percorso non avvenga soltanto sulla carta ma nella sostanza, cioè che le norme, inclusa la riforma della giustizia, trovino poi un'applicazione vera. C'è chi dice che quando l'Albania sarà pronta per entrare nell'Unione Europea, l'Unione Europea non ci sarà più. Auspicabilmente non sarà così, però è vero che la crisi dell'Unione Europea si riflette negativamente sui paesi candidati all'integrazione. Questo però non dovrebbe distogliere l'attenzione dei paesi dei Balcani dal fatto che la cosa più importante in realtà sono le riforme stesse.